Il ministro del turismo Daniela Santachè ha enfatizzato l'importanza della destagionalizzazione durante l'inaugurazione della BIT 2024 alla Fiera di Milano. La sua affermazione, destagionalizzare è la parola più importante, sottolinea la necessità di promuovere il futuro in modo continuo, contrastando i picchi tradizionali a Natale e in estate. Bisogna aumentare quella che è l'offerta turistica, perché oggi non si parla più di turismo, ma di turismi. Penso ai turismi dei cammini, il turismo religioso. Nel 25 ci sarà il Giubileo, dove sono attese 30 milioni di pellegrini che arriveranno in Italia. Il turismo dello sport. Ormai parlare di turismo non è più giusto. Tanti turismi, pensare alla sostenibilità. Abbiamo un turista sempre più attento ad elevare quello che sono gli standard dei nostri servizi, che va sempre aumentato. Il turismo open air, all'aria aperta. Il Covid ha cambiato ognuno di noi anche nell'approccio con le proprie vacanze, e quindi dobbiamo accogliere ed essere pronti alle sfide del nostro tempo. Attenzione, il ministro ha sentito ridare anche alla situazione degli imprenditori balneari. In Puglia è importante il turismo balneare e la problematica del balneare è stata al centro della politica nazionale. Ecco, quale messaggio sente di poter dare agli imprenditori? Guardi, non è la mia delega quello della Bolkestein e dei balneari, però devo dire la Puglia, come tantissime regioni, gli imprenditori hanno fatto un lavoro straordinario, devono sapere che questo governo è dalla loro parte, perché noi sappiamo quanto è importante il turismo balneare, quanto sono importanti i balneari, per cui il governo sta facendo tutto quello che è possibile fare per dare loro stabilità e certezza sul futuro.